È soddisfatto Alessandro Tursi, presidente della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L'inaugurazione del ponte in legno sul fiume Vomano completa il Bike to Coast e soprattutto consente ora di guardare al futuro, al prossimo passo, con grande ottimismo. Sicuramente chiudiamo un capitolo, quello del collegamento interno alla provincia di Teramo, iniziato molti anni fa e mancava di questo ponte. È anche un passo avanti per il completamento di tutto il tratto abruzzese, cosiddetto Bike to Coast, ma noi come FIAB abbiamo sempre guardato avanti in ottica di ciclovia adriatica, che è parte della rete Bici Italia FIAB, ideata da FIAB e che da ottobre in gazzetta ufficiale c'è il piano nazionale della mobilità ciclistica, dove è inserita la rete Bici Italia FIAB. E non solo, noi ci siamo battuti perché venisse inserita la ciclovia adriatica tra quelle a priorità di finanziamento. In effetti la ciclovia adriatica è stata inserita nel piano finanziario, questo permette quindi di allargare gli orizzonti, creare nuove infrastrutture per la mobilità su bici o a piedi che possa connettersi con il resto d'Europa. E anche se è arrivata in ritardo, oggi è quella di gran lunga più finanziata, con circa 120 milioni statali. Questo ponte è merito e opera della regione che ha finanziato e della provincia che lo ha realizzato. Ma nel frattempo si è attivato tutto un processo di finanziamento nazionale, appunto, che con circa 120 milioni dovrebbe portare sostanzialmente al completamento da Venezia fino almeno al Gargano per il momento. E noi che siamo abituati a guardare molto oltre, non ci accontentiamo di questo risultato, ma stiamo portando avanti il dossier per inserire l'Adriatica di concerto con i nostri omologhi austriaci e tedeschi nella rete Eurovelo, cioè delle grandi ciclovie europee di cui FIAB è il coordinatore per l'Italia.